Più controlli, più videosorveglianza. In prefettura a Salerno l'impegno per il contrasto al fenomeno delle rapine, coinvolgendo le categorie di commercianti più colpite. Michele Giordano. Per contrastare il fenomeno delle rapine e dei furti in locali pubblici, le immagini che vedete si riferiscono a un colpo messo a segno 4 settimane fa in un supermercato a Pessum, firmato in prefettura a Salerno un doppio protocollo d'intesa con i rappresentanti provinciali delle categorie più bersagliate, farmacisti e tabaccai. Un doppio protocollo, un obiettivo unico, ma soprattutto un percorso che stiamo portando avanti per cercare di migliorare sempre di più i livelli di sicurezza in città e nell'intera provincia. Si moltiplicano gli occhi elettronici, nello specifico parliamo di sistemi di videosorveglianza all'interno delle farmacie, all'interno dei rivenditori di generi di monopolio, tabaccai, di una incentivazione degli strumenti di pagamento elettronico. Con il protocollo prevista una collaborazione più coordinata con le forze dell'ordine. Specialmente qua a Salerno, negli ultimi 2 giorni abbiamo subito 2 furti. Ormai è già da tempo che stiamo subendo questa situazione. Il protocollo è una base importante per i progetti futuri per la categoria. Le telecamere esterne, fuori le nostre attività, saranno tutte collegate in rete e in tempo reale forniranno le immagini alle forze di polizia.